Il senatore Sergio De Gregorio, secondo quanto scrive l'agenzia ANSA, avrebbe ammesso di aver ricevuto ingenti somme di denaro da Silvio Berlusconi per sabotare il governo Prodi. E quanto si evince dagli atti trasmessi oggi dalla Procura di Napoli alla Camera e al Senato nell'inchiesta in cui Berlusconi è indagato per corruzione e finanziamento illecito. Noi parliamo con Maurizio Turco, che è proprio componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, che questa mattina ha ricevuto l'incartamento dalla Procura di Napoli. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Allora, dicevamo, voi siete in regime, tra virgolette, di prorogatio e non è un No, particolare. noi siamo in regime, punto. Esatto, Cioè, perché spiegaci la tutto. vecchia legislatura finisce il giorno in cui arrivano i nuovi deputati, il giorno previsto al momento è il 15, fino al 15 di marzo non solo la Giunta per le autorizzazioni non è che può, deve decidere su questo provvedimento, su questa richiesta che è pervenuta da parte dei magistrati di Napoli nei confronti di un deputato, Silvio Berlusconi, e se non lo fa entro il 15, a quel punto i magistrati devono reiterare la richiesta al Senato, perché Berlusconi è stato eletto in Senato, e lì parte la nuova procedura. Sarebbe una cosa ben strana che un Parlamento in funzione, che ha i pieni poteri costituzionali di decidere, Certo. non lo facesse, a mio avviso. Dopodiché L'orientamento sarebbe ben qual è? strano. L'orientamento qual è? Bisognerebbe chiedere al Presidente della Commissione. Tendenzialmente direi, Castagnetti. siccome diciamo, ragionano secondo logiche non Castagnetti, che poi Castagnetti dovrà raccogliere quelli che sono Certo. gli orientamenti dei capigruppo, cioè non è che può fare giustamente una prova di forza su questo, però dal punto di vista, come dire, del diritto e dei diritti, è questa la giunta che è stata chiamata a decidere. Siamo stati chiamati, ciascuno di noi, io non sono stato rieletto, però sono stato chiamato a vedere dei documenti La richiesta che vi che viene poi. rivolta qual è? La Richiesta che vi viene rivolta come giunta? autorizzare a usare dei tabulati e cassette di sicurezza. Nella disponibilità di Silvio Berlusconi. Sì, E quindi credo che non è una cosa che possiamo fare con molta tranquillità, serenità e sottolineo velocità, non che dobbiamo correre, siccome la cosa è abbastanza evidente, si potrebbe tranquillamente affrontare nei giusti tempi, cercare di capire anche meglio di cosa stiamo parlando, tra perché l'altro è una mi pare che. particolarità, giusto una nota di colore, diciamo così, colore forse, cioè una cassetta di sicurezza che sta presso un'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, comunque chiusa parentesi, di Berlusconi. Chiudiamola subito. No, nel senso che non solo dovrebbe essere questa giunta. Una volta che la giunta si è espressa, il Presidente Fini dovrebbe convocare le Camere. Certo. Cioè la Camera per pronunciarsi sulla delibera della Giunta. Della giunta. Ci sono i tempi. Ci sono i tempi per farlo e non. Oltretutto la Camera non è ingolfata come in altri momenti, per cui c'è sempre il problema quando ci si riunisce la giunta, quando lo mettiamo all'ordine del giorno della Camera. Ci sono ancora 15 giorni tranquilli. Anche perché Maurizio, proprio a tal proposito, non si capisce, cioè, il punto è, la magistratura poteva altrimenti aspettare l'insediamento del nuovo Parlamento per fare questa richiesta, oppure è casuale che sia arrivata oggi questa, cioè se l'ha mandato a questo Parlamento in È questa casuale, no, giornata, se uno spedisce una cosa è per farla arrivare, quindi non non è perché si casuale. perda. E se la manda alla Camera è perché la vuole mandare alla Camera e non vuole aspettare il Senato. Esatto. No? Cioè, nel senso che io immagino che tra le motivazioni vi sarà quella secondo la quale il vecchio
Parlamento, quello che ancora c'è, mai ormai superato dalle elezioni, aveva una presenza diversa, per cui sicuramente il nuovo darà l'autorizzazione. E io penso che questo sia un discorso sbagliato, nel senso che è il solito discorso per cui si agisce per pregiudizio. Cioè, sappiamo già che c'è, come c'è stato anche nella scorsa legislatura, deputati che non hanno bisogno di leggere, sanno già quello che devono fare, perché a loro della legge non interessa nulla, del diritto non interessa nulla, delle procedure non interessa nulla, interessa unicamente procedere con l'accetta, direi non solo ideologica, anche ideologica, ma non solo ideologica, cioè è l'accetta di chi non ha visione dello Stato, non senso, visione dello Stato, cioè non sa proprio da che parte iniziare. È la parte della quale si sta cercando di affrontare i problemi, secondo me, è la peggiore, nel senso che nessuno in questa campagna elettorale si è posto il problema delle fondamenta. È uno Stato che sta scricchiolando, ecco. La prima cosa da guardare dovrebbero essere le fondamenta, non se l'intonaco sta cadendo ripararlo. Le fondamenta, nessun apparato di giustizia. Chi l'ha sottolineato? L'ha sottolineato ieri sera a Porta un giornalista tedesco, dice: scusate, ma c'avete un problema, si chiama giustizia. Sì, siamo tutti d'accordo, sono tanto d'accordo che non ne ha parlato nessuno in campagna elettorale, e ancora adesso. Quindi io penso che c'è un problema di fondo che va al di là dei partiti, delle ideologie, delle questioni che riguardano l'uno inteso come singolo o gli altri intesi come partito. E mentre si stanno accanendo presidenti Camere, Senato, Consiglio, probabilmente ministri, Presidente della Repubblica, nessuno ci parla delle 15 nomine che vengono a scadenza, a cominciare dalla Cassa Depositi e Prestiti e poi Finmeccanica e di tutto il resto, no? Certo. La ragnatela che consentirà, a secondo di chi è capace di metterci le mani sopra, di governare per 20 anni. Di questo non è che non si può parlare, non è che non solo non c'è un luogo, non si può parlare e nessuno ne parla. Cioè, no. Ci sono due dibattiti che vanno in parallelo, uno è quello pubblico per i cittadini, poi e quello della roba vera. Privato, no? Gratta gratta c'è la roba, vale per il Vaticano, vale per lo Stato. A proposito invece del dibattito politico, oggi la ANM, proprio pochi minuti fa, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha diffuso una nota con la quale respinge con forza le accuse, periodicamente reiterate, si scrive, di uso politico della giustizia, a proposito di quello che ha detto Berlusconi proprio a commento di questa iniziativa. In questo momento il clima politico vede possibilmente Berlusconi come interlocutore di un governo, magari in seconda battuta, magari solo quando si dovesse essere consumata inutilmente la invettiva positiva di Bersani nei confronti dei grillini per fare una maggioranza, a quel punto dove si dovrebbe passare su Berlusconi, dovesse andare male con i grillini. Però questa roba mette un po' in difficoltà uno schema del genere. Berlusconi interviene e parla di uso politico della magistratura e così gli risponde la ANM. Che dire, Maurizio? È un problema che è insito nell'organizzazione del paese, ma non da adesso, da sempre. È un problema che esiste nei tempi del fascismo, no? Che ha continuato nel corso dei decenni a perpetrarsi e nel tempo ha manifestato sempre più il peggio di sé, e penso che adesso siamo arrivati a una qualche sintesi. Purtroppo questa questione non viene affrontata nell'unico modo in cui dovrebbe essere affrontata, cioè attraverso delle riforme. Viene affrontata attraverso dei bracci di ferro. Poi, per carità, non voglio con questo sottintendere che Berlusconi ha ragione.
Certo. No? Cioè non, una fotografia quella. I magistrati fanno i processi, ci sono i testimoni, le prove, i collaboratori, c'è tutto. C'è tutto, ma è un'altra fase. Qui il problema è che i processi si fanno prima. Cioè, i processi sono già predeterminati rispetto alla politica. E non c'è dubbio che è vero, non tutti i magistrati sono uguali, non tutta la magistrata ha un solo orientamento, per carità, questo è qualcosa di risaputo, però diciamo che un orientamento maggioritario c'è, e lo si vede, cioè ci sono cose lampanti, no? Ne dico una sola, il processo secretato a Bassolino, è una cosa evidente, no? Certo. Cittadini, quello non lo devono sapere. Tutto quello che sta accadendo in termini di inchieste, indagini, prove su Monte Paschi Siena, praticamente diciamo che è scomparso dai titoli, no? Per cose molto minori in termini di anche di gravità processuale, abbiamo avuto un interesse morboso a voler sapere tutto. Qui non ci interessa, perché ormai il partito ha deciso, sono i banchieri che hanno influito sul partito e non anche il partito che ha condizionato la banca, quindi tranquillizzatevi, non c'è nulla da su cui indagare e quindi è finita la storia. È così, adesso si riapre questo capitolo in cui noi abbiamo la sintesi, che è la sintesi dell'accusa, ecco, diciamo che il processo è viziato, quindi anche chi sarà chiamato a decidere, c'è la spada di Damocle, no? Dell'informazione che ha già deciso, lo vediamo dalle agenzie come escono, tutto, cioè tutto, c'è solamente a mettere una firma sotto una sentenza di condanna, questo resta di un processo che si deve ancora celebrare. Di fronte a queste cose c'è chi devo dire ha messo in gioco tutto se stesso, ma poi magari tra l'incomprensione anche di chi invece voleva mantenere qualcosa di riserva. Io credo che in questa legislatura si sentirà parlare parecchio di amnistia, giustizia e libertà, diritto e legalità, un'altra parola che è scomparsa dall'orizzonte della campagna elettorale, legalità. Vengono fuori forme morali come l'onestà, che dovrebbe essere qualcosa insita in ciascuno e non qualcosa da esibire come chissà quale grande capacità personale. Quindi ci apprestiamo a uno di quei passaggi della storia duri e tristi che bisogna affrontare con la durezza necessaria, e penso che ciascuno di noi deve essere chiamato ad esercitare questa durezza. Grazie a Maurizio Turco. Grazie.